Nema, partiamo da un bilancio di questa prima parte di stagione. Siamo alla fine dell'anno, siete dove volevate essere? Avete vinto le partite che volevate vincere? Direi che qualcosina in più potevamo fare, volevamo fare, purtroppo non siamo riusciti, però qualcosa buono anche di quelle sconfitte l'abbiamo preso. Ci siamo un po' rialzati nell'ultimo periodo, che ci fa piacere molto. Quindi un ultimo periodo, diciamo, positivo, qualcosa durante questa prima parte stagione ci è scappato, che non abbiamo tempo di ripiangere, andiamo avanti e lavorando per quello che vogliamo, dove vogliamo arrivare. Diciamo che per rendere questa stagione magari con un pizzico di interesse in più anche per i tifosi, insomma una felicità in più, vi si chiede magari una semifinale, no? Tra Coppa Italia, Champions League, dove comunque siete a un passo dalla qualificazione, o i play-off, insomma. Secondo te la può fare almeno una semifinale in stagione questa squadra? Ma sai, inizio di campionato l'abbiamo tutti battezzato che possiamo e siamo Modena e dobbiamo fare, anzi dobbiamo provare ad arrivare sicuramente fino al fondo di nostre possibilità. Io personalmente credo che si può fare, altrimenti non sarei qua. Quindi fino alla fine io ci credo e sicuramente ci crediamo e proviamo, perché siamo qui per questo, per primis per noi, per pubblico e per la Modena che è società che lo è. Quindi noi crediamo, stiamo lavorando, la strada è dura, è difficile, è lunga, però sicuramente non ci arrendiamo. Anzi, io credo pienamente nei miei compagni e la squadra che abbiamo. Il 2020 di Nema Petric invece cos'è stato? Ritorno a Modena dopo 3 anni, qualcuno magari aveva qualche dubbio soprattutto sulla tua tenuta fisica, invece sei costantemente uno dei migliori in campo. No, io ti ringrazio, penso che quest'anno quelle cose belle che abbiamo fatto vedere le abbiamo fatto vedere di squadra e quello mi fa piacere, spero che continuiamo così. Poi un 2020 personale, un 2020 come per tutti molto strano, particolare, ci sono state cose belle, state cose un po' brutte, ormai è passato, andiamo avanti. E sperando che sempre arrivano cose più belle e che abbiamo più probabilità di giocare, soprattutto con i nostri tifosi, anche al fine dell'anno campionato questo, nel playoff, perché come hai detto anche un ritorno mio è stato anche legato a una emozione che si sente qui dentro e veramente che mi manca, vorrei sentirlo un po'. A proposito di ritorni e di emozioni, lo sai che Ngapet è in rotta con Kazan? E qua i tifosi di Modena, la coppia Petric-Ngapet piace, magari per il 2021? È il momento di rumors, no? Non lo so, non mi sento con lui, non mi sono sentito l'ultimo periodo, ho seguito tutto quello che è accaduto, ci siamo sentiti, di scadenza, non so, Erwin qua è un, come dire, è un monumento, no? È una cosa importantissima, io lo vedo sempre benissimo a Modena e io sarei felice, nonostante se ci sono io o no, che Erwin torna a Modena, perché vederlo qui è una cosa bellissima. Parliamo di attualità, dovreste iniziare l'anno nuovo con Piacenza, ancora non si sa se giocherete, la squadra di Zlatanov e Bernardi si è fermata per il coronavirus, comunque una partita che quando si giocherà, se si giocherà il 3 gennaio, sarà molto importante per la griglia playoff. Sì, assolutamente. A proposito di quello che abbiamo sempre detto, che vogliamo puntare più alto in classifica, e se vogliamo davvero, è una partita importantissima per noi, contro una squadra che ha cambiato tanto, una squadra che ha un nuovo sistema di gioco, alcuni nuovi giocatori, una squadra rinforzata che gioca bene pallavolo, quindi ci aspetta una trasferta difficile, ma una partita che conta tanto e sono convinto che noi sappiamo giocarla.